giovedì 15 aprile, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. Purtroppo continua a farsi sentire l'effetto Suez sui noli marittimi. Ai costi già alle stelle e ai ritardi si stanno aggiungendo ulteriori rincari su tutte le rotte ed anche un aggravio dei costi. E poi c'è anche la difficoltà in alcuni porti, su tutti Genova, Trieste e Ravenna, a gestire l'arrivo delle merci tutte insieme. L'incidente del canale egiziano ha provocato nuovi rincari per il trasporto via container, ma anche per i carichi secchi alla rinfusa. Le compagnie stanno spostando container sui mercati che stanno tirando di più, come il trade tra Far East e Americhe. Su queste stanno incassando noli altissimi, vista la grande richiesta, in alcuni casi anche 10 volte più alti rispetto allo scorso anno. Alle problematiche di spedizione si aggiungono per le ceramiche quello dell'approvvigionamento delle materie prime, con un aggravio dei costi. Su questo sentiamo il presidente della Commissione Trasporti di Confindustria Ceramica, Mario Roncaglia. Quanto pesa sul ciclo produttivo la difficoltà anche a reperire con puntualità alcune importanti e strategiche materie prime che entrano nel ciclo produttivo? Beh, sicuramente ha un peso importante, perché ultimamente tutte le materie prime sono cresciute da quando è ripresa un po' l'economia mondiale, quindi nel secondo semestre dello scorso anno, e quindi è riaumentato il prezzo del petrolio, che adesso ha dei valori superiori a prima della pandemia. Il petrolio poi trascina tutto: il costo del gas, il costo dell'energia elettrica, il costo dei trasporti, dei noli. E quindi c'è stato un aumento di costi che si farà sentire sul bilancio 2021, indubbiamente. Il dispetto di oggi riguarda la ferrovia Modena-Sassuolo, vediamo. Per i nostri padri era il trenino del cuccio, nel senso che partiva solo se lo spingevano. Per noi figli del boom, e per molti millennials, è stato invece Gigetto, noto soprattutto per ritardi di servizi. Circondato da fama ragionevolmente sinistra, il treno che collega Sassuolo a Modena e viceversa si rifà il trucco a beneficio della generazione Z, e su rotaia, anziché materiale non nuovissimo, Tipper spedisce il treno Pop. Coloratissimo, ma non solo, perché l'estetica vuole la sua parte, ma l'utenza chiede anche pulizia e modernità dei convogli, oltre che puntualità nel servizio. Ecco allora un treno moderno che offre 360 posti a bordo e, scrive la Regione, tante particolarità che ne caratterizzano il comfort e la sicurezza. La carena e l'aspetto, in effetti, sono quanto di più lontani dalle vecchie carrozze che caratterizzavano il Gigetto. E Pop si è già messo in movimento, sapendo bene come i suoi antenati abbiano parecchio da farsi perdonare dall'utenza. Inizialmente, nei giorni feriali, saranno 16 le corse effettuate col Pop. L'arrivo di 2 ulteriori convogli, previsto nelle prossime settimane, consentirà tuttavia di coprire tutte le 44 corse giornaliere feriali. Si è svolto nelle scorse ore un vertice tra il ministro degli esteri Di Maio, quello del turismo Garavaglia, dello sviluppo economico Giorgetti, della salute Speranza e rappresentanti dell'associazione Esposizione Fiere Italiane. Il tema era la riapertura delle fiere internazionali in Italia. È emersa la volontà di riaprirle entro il mese di luglio. Prosegue intanto in Emilia-Romagna la campagna vaccinale, e se saranno confermate le consegne delle dosi programmate il 26 aprile, saranno aperte le prenotazioni dai 65 ai 69 anni, nati dal 52 al 59, mentre 2 settimane dopo, da lunedì 10 maggio, partiranno le prenotazioni per la fascia 60-64 anni e dunque le classi dal 57 al 61. Ed ora veniamo a Adolfo Ortales on the road, è il momento di salire sul nostro studio itinerante, e questa volta vi portiamo da Keramet. Temporary Box è un sistema espositivo ideato, realizzato e brevettato da Keramet per superare quelle che sono un po' le limitazioni oggi nell'esposizione delle piastrelle ceramiche nelle showroom piuttosto che nei punti vendita del settore retail. È un sistema espositivo senza colla, magnetico,
che è molto versatile perché permette istantaneamente di esporre la piastrella che abbiamo a disposizione, che abbiamo interesse in quel momento a esporre. È estremamente semplice. Diciamo che la semplicità è il risultato finale di questa nostra analisi, di questa nostra ricerca. I principali vantaggi del Temporary Box rispetto a un'esposizione tradizionale sono quindi la sua versatilità, la praticità, nel senso che non c'è bisogno di effettuare effettivamente opere murarie oppure smaltimenti particolari e quindi opere invasive anche all'interno della stessa showroom, sia in termini di costi di trasporto, sia in termini di costi di smaltimento. Noi riduciamo drasticamente i fattori in gioco. È un sistema basato praticamente su dei pannelli magnetici e delle placche metalliche che vengono applicate sul retro della piastrella, dopodiché la piastrella viene immediatamente posizionata sul pannello magnetico. Questi pannelli magnetici si prestano quindi a una estrema, estrema dinamicità, cioè è possibile applicare, rimuovere, riposizionare le piastrelle come uno meglio desidera, e si prestano molto nel realizzare sia delle pareti magnetiche, sia i classici box o espositori, e anche quelli che sono i classici pannelli sinottici. Siamo partiti esponendo i classici formati dal 20-20 a 60-60, 60-120, anche negli spessori maggiori, quindi il centimetro, il 2 centimetri. Questa esposizione è molto adatta, proprio sembra fatta apposta per le grandi lastre, perché la distribuzione del campo magnetico, più la lastra è di grande dimensione, più la trazione magnetica è forte. Quindi si presta veramente molto alla esposizione delle grandi lastre. Il Sassuolo torna oggi al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato. Dopo la giornata di riposo di ieri si prepara la sfida con la Fiorentina, in programma sabato prossimo alle 18 al Maipei Stadium di Reggio Emilia. Al momento il Sassuolo è ottavo a 43 punti, i Viola sono quindicesimi a 30. E anche quest'oggi chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, che sfiora i 2.636 miliardi di euro. Arrivederci.